Senza ingannevoli mediazioni linguistiche e ciò nonostante senza situazioni critiche. Gli artisti presenti hanno nel loro lavoro la capacità di provocare, di determinare un piacere estetico e di avviare quel processo di attenzione intrecciando la mente e sostenendo in modo originale l'anima del tempo moderno. Ciascuno di loro, vuoi con la pittura, vuoi con la scultura, acquisisce la conoscenza del proprio vissuto, percorrendo l'inesauribile tragitto di ricerca tra il colore e la costruzione di nuovi spazi con affinate e diverse tonalità, arrivando alla disgregazione del tratto nell'entità fisica dei pigmenti pittorici. Mentre qualcuno gioca con la luce le sue vibrazioni ottiche o traccia segni, o modella e foggia la materia o inventa forme spaziali, altri danno vita a forme di disegno con una formalistica precisione. Un disegno decorato, un disegno stilizzato, o ancora questi si presentano con un genere di scrittura concettuale dove il segno non è più la descrizione del reale, ma l'estensione, la dilatazione di ciò che è esistente, ma scevro e isolato da qualsiasi giudizio temporale. Le opere in questa sala si adattano le una alle altre come in un luogo privato di una collezione ed assieme danno vita ad un dialogo, ad una conversazione dove lo spettatore sembra di assistere a quel fine scambio poetico tra opere, ad una forma di gratificazione reciproca, e da tutto questo si innesca una singolare vitalità creatrice capace di stabilire nuove amicizie nonché dinamiche ed attive collaborazioni, con l'augurio che se possono nel tempo essere foriero e di oggetto di motivi sempre più sinergici. Procediamo a conoscere gli autori più da vicino, iniziando in ordine alfabetico dal primo, che è Franco Barbieri. Franco Barbieri nasce a Pesaro, dove vive, lavora e si diploma all'Istituto Statale delle Belle Arti di Urbino. Dagli anni 70 in poi le sue esperienze artistiche vertono sia dalla grafica che dalla pittura, dove queste si svilupperanno fino agli anni 90, accrescendo interesse per il segno e la sostanza e utilizzando una varietà materica insolita, il collage, come potete vedere qui sulla mia sinistra. Questa tecnica di composizione artistica consiste nel ricercare materiali diversi recuperati al mare, come la sabbia, o di scarto quale legno, oppure sostanze tipo iuta e sughero,
in accostamento ad alcune foto o a ritagli di giornali distesi su di un piano, al fine di creare composizioni inedite destinate alla ricerca di talune essenzialità profonde dove la materia rivela la sua espressione più vitale e dinamica. Qui non è più quel bel materiale tradizionale che possa interessare, cioè non è affatto il lucidio del bronzo fuso, ma neanche la perfezione del marmo o la grumosità del legno, ma più spesso il materiale grezzo. Grezzo come i materiali poveri di Trafelli, persino i legni combusti di Consaglia, o addirittura quello inconsueto elaborato nei sacchi di Burri. Queste opere, peraltro, danno vita a figurazioni che partecipano alla qualità espressiva pur conservando una loro peculiare e naturale organicità. Un valore di concetto ma anche di libera interpretazione dove l'emozione si scompone tra razionalità e istinto e tradotto inverosimilmente in uno spazio allegorico dove la poeticità si plasma tutt'una con la bellezza estemporanea dell'oggetto che richiama la brusca quotidianità. Quindi mera spontaneità, chiarezza ed umanità assecondano la pittura di Barbieri, l'arte evocativa e poetica di quelle visioni e trasposizioni con notevoli tracce dell'invisibile, sprigionando quella carica emozionale in sobrietà che rende la sua tecnica un incanto tra simbolismo e colore, dove la voce e la sua interiorità si colloca in un deposito vasto di esperienze e di valori umani. Molteplici sono le sue partecipazioni a mostre collettive e rassegne personali che iniziano dal 1970 a Pesaro, esponendo nella Galleria Perugini in compagnia di maestri quali Caffè, Fiorucci e Vinti. Ottiene la segnalazione al Premio Marchi nel 1989 ad Ancona presso il Palazzo dei Capitani e vince la medaglia d'oro nella rassegna collettiva via Galleria nel 1994 a Pesaro. Ha esposto in diverse località quali Pesaro, Urbino, Fano, Urbania, Nuova Feltre, Ancona, Galissonare, Cattolica, Rimini e Brescia. Rita Calegari. Di origine italo-venezuelana, nasce a Caracas e risiede a Pesaro. Si laurea in lingue e letterature moderne contemporanee all'Università di Urbino, studia scienze grafologiche, consegue anche la laurea in pittura e scenografia all'Accademia delle Belle Arti per insegnare della moda e del costume a Lisa Ferruccio Mengaroni di Pesaro. Artista di natura eclettica, si dedica alla pittura e alle più varie forme espressive del costume, dalla scenografia teatrale alla ceramica, dall'incisione all'orificeria e alla scultura. Dal 1970 al 1980 espone in varie città del mondo, tra cui Caracas, New York, Los Angeles, Ginevra, Seoul, Lione, Parigi, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Toronto, Bogotà e Madrid. Nel 1992 scusate, la sua prima antologica italiana, intitolata Le mappe, le icone, gli itinerari, a Palazzo Lazzarini di Pesaro. Nel 2008 è presente con due tele, accanto a maestri come Apol, Chagall, De Chirico, Dalì, Laham, Marini, Mastroianni e Matta, alla rassegna La fabbrica di Monte del Museo Fondazione Matta di Milano. La sua pittura, come potete vedere sulla mia destra, è complessa, profonda ed equilibrata. È un artista tutto tondo che dipinge con una sensibilità estrema e con una grande qualità pittorica. I suoi colori contemplano una varietà e vastità di cromie che variano dal viola all'azzurro, dal blu di Prussia al verde smeraldo, dalla terra di Siena al rosso fuoco e si rivelano come una pittura spirituale, quasi una melodia musicale. Si avvicina alla stazione lirica di Kandinsky, dove l'astrattismo prevale con le sue forme, linee e colori sulla rappresentazione della realtà, con quelle tinte accese e i contrasti stridenti, e a quella voce simbolista impressionante e impressionista di Turner con la sua pittura paesaggistica, mentre lo scorrere dell'acqua cristallina la ritroviamo qui liquida e non stagnante come il Monet.
Nella sua pittura si intravedono due poemi importanti, quella della riscoperta della cultura pre-colombiana e quella assai aggiornata sul piano pittorico della stazione lirica. Tuttavia, in entrambi gli stilemi espressivi non si perde mai la felicità improvvisa della pennellata, soprattutto quando le forme della natura scure e torbide, come la luna e l'eclisse, mantengono un fascino arcano e per nulla tenebroso. La sua pittura è un urlo di colore, quasi fosse una vibrazione di un pensiero che fatica a restare imprigionata nella concretità dell'uomo, e il suo astrattismo lirico è tutt'uno con la natura. Per un ultimo Franco Terenzi. Dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte di Pesaro, impara a realizzare e finalizzare la propria passione artistica e creatrice. Causa prima insaziabile della sua carriera artistica sono la creatività e la fantasia, che lo portano a cimentarsi con l'uso di materiali espressivi sempre differenti, che attraverso lo scorrere del tempo e l'evoluzione interiore assumono forme nuove. Franco Terenzi è tutta questa parte centrale. Nei primi anni 80, inizia così la carriera artistica, nella seconda metà degli anni 70 realizza opere pittoriche utilizzando la pittura come strumento di indagine della realtà, dove i suoi soggetti preferiti sono uomini con volti scarni ed affilati, tesi a cogliere l'intimo dolore della natura umana. Nei primi anni 80 continua la sua ricerca utilizzando la fotografia come ulteriore mezzo espressivo e nell'ultimo decennio si accosta alla lavorazione della creta e della ceramica con la risposta naturale alla propria manualità. Grazie a questa versatilità sviluppa la propria identità nell'approfondimento delle tecniche più difformi, creando volti solo apparentemente umani. Ma è soprattutto la ricerca plastica che determinerà una successiva trasformazione in senso astratto del suo studio artistico con il ferro, dove andrà infatti stilizzando sempre più la figura fino a perdere completamente il rapporto con l'immagine riconosciuta. Al cambiamento stilistico certamente avrà contribuito l'influenza delle avanguardie storiche, in particolare quella futurista di Franchina e anche di Baldaccini, o la rugginosità del ferro di Fabbri. Successivamente entra nel mondo scultoreo ed è con i metalli e la tecnica della ceramica sperimentale giapponese Raku che raggiunge il vertice artistico, evidenziando uno studio personalizzato attraverso forme e colori che assumono un significato surreale e metafisico e dove le sue sculture dominano lo spazio in cui vengono collocate. I riconoscimenti non tardano ad arrivare. Tra i tanti si ricordano il secondo posto al concorso nazionale italiano di pittura del 1978, dove verrà premiato dal Machiavello di Firenze. L'opera in basso rilievo chiamata Placas de Artistas, esposta in Argentina nel 2004, è il primo premio al concorso Raffaello Sezione Scultura nella mostra Educazione e Maleducazione istituito dall'Alexandre Museum di Pesaro nel 2012. Espone a Pesaro, Fano, Morciano di Romagna, Monopoli, Candelara, Novilare, Urbino, Albissola Marina, Paso de los Libres, San Lorenzo in Campo, Fermignano, Orciano, Saltara, Montecarlo in Foglia e Lamante. A seguito di questa conclusione, e per quello che abbiamo realizzato oggi, vorremmo ringraziare il vice sindaco, assessore alla bellezza e alla biodiversità, Daniele Dini, il cui contributo è stato determinante per la realizzazione di questa rassegna culturale che invito a prendere la parola. Poi come saluto dell'amministrazione, ma ci tenevamo anche come gratitudine agli organizzatori, a Tardelli, con cui da qualche mese ragionavamo dell'opportunità, del periodo, del luogo migliore per ospitare questa collettiva e penso che ci fosse luogo, periodo, momento e alla fine potrebbe sembrare anche giornata migliore per ospitare questo appuntamento che credo significativo e importante sotto molti punti di vista. Intanto per lavoratori artisti che hanno, come è stato raccontato, anche un vissuto nazionale, internazionale, ma anche
così, radici e probabilmente anche fonti di ispirazioni ben salde del nostro territorio. Quindi, per l'occasione, un po' passando da esplosioni di colori, cromatismi, evocazioni alla materia, lavoro anche manuale, fisico, insomma, sulla materia di terreni, fino anche alle carte povere, recupero di materiali, in modo per viaggiare accompagnando, cioè per farsi portare un po' degli artisti, partendo da evocazioni che magari sono anche il nostro territorio, sono di suggestioni raccolte per il mondo, ma riviverlo più insieme, come poi deve essere una collettiva, quando non è una sommatoria di artisti, ma è un qualcosa di più che si viene a creare, che credo che qui sia anche un po' il merito degli organizzatori, per come è stato concepito. Di più ringraziamento ovviamente anche ai musicisti che non alienano in terra, però evidentemente è un accoglimento fondamentale, che pesano, se vogliamo, sia sempre più in città della musica, e quindi dire a voi che pesano anche così un momento per gli artisti che si esprimono dal punto di vista musicale, che loro per voi appunto di valore aggiunto molto importante, quindi grazie e buon godimento della musica. Grazie. Collocati appunto per la campagna di sensibilizzazione, raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, cui noi aderiamo e che l'associazione Dinamo, nella persona della presidente Giovanna Cassiani, qui presente, sta portando avanti nelle sue molteplici iniziative. Ringraziamo in anticipo quanti di voi potranno donare qualcosa per l'anno in corso. A conclusione di questo mio intervento, siete tutti invitati a visitare quindi la vostra e condividere con noi più tardi un piccolo rinfresco aiutato dalle voci di Alessandro Moccia, tenore, e Francesca Sasso, mezzo soprano, accompagnati dalla maestra Shizuka Sakurai al pianoforte.
Dammi colore.